perché questa situazione di disagio, di sofferenza, mi portò a fare delle riflessioni. So se qualcuno di voi è stato alla Vela, al villaggio La Vela, qui a Castiglion della Pescaia. Allora, l'esperienza della prigionia è stato il momento che lo ha confermato in questa missione. E la missione era la sua disponibilità per creare gli altri, perché gli altri crescessero. E se io leggo la vita di Pino, l'ho sempre vista con l'obiettivo di creare gli uomini del domani, ma di creare gli uomini. Forse molti non conoscono nemmeno Pino, ma il diffondersi dei campi scuola molto si deve a lui. Non è un caso, non è per caso che Pino ha dedicato tutta la sua vita ai giovani, alle giovani generazioni, perché quello che noi possiamo fare in questo transito nel mondo terrestre, e questa è una cosa che lui diceva spesso, iniziando con la sua frase tipica, è di fondo. Ecco, è di fondo dire: quando io avrò finito di vivere, ho fatto di tutto per lasciare un mondo anche di un briciolo più giusto di quello in cui l'ho trovato. È fin troppo forte dire cosa lascia, oppure che abbiamo fatto insieme delle cose, nel senso che Pino c'era, ma non parlava praticamente mai, ma il suo ascolto era molto forte, cioè era una presenza grossa. Perché Pino è sempre stato, cioè, persona di poche parole, ecco. Però quando parlava, come posso dire, erano come dei lampi che illuminavano la notte, ecco, diciamo così. Questo in genere, ecco, si può dire questo, insomma, ecco. Ma in genere, in tutte le attività che l'opera faceva, Pino non era mai un relatore, uno che faceva una relazione, quegli anni lì non ha mai fatto relazioni. Era sempre presente, silenzioso, però poi quando diceva la sua, ti arrivava il sigillo. Io penso che Pino ci ha coinvolto in un progetto nel quale tutti sono necessari, tutti sono importanti e tutti hanno un ruolo, ma ci ha insegnato, credo, anche l'umiltà di accettare qualsiasi tipo di ruolo all'interno di questo progetto senza la pretesa di avere un ruolo di primo piano, insomma, di conduzione piuttosto che di affiancamento, insomma. Questo penso sia un gran messaggio. E ripeto, messaggi che lui ha sempre veicolato non con le sue parole, quindi talmente importanti che è stato così umile da affidarli alle parole di qualcun altro, ma probabilmente il suo messaggio così efficace che è arrivato comunque, insomma. Pino ha visto passare dai campi scuola migliaia e migliaia di giovani, ma non sono stati mai i migliaia di giovani, sono stati tante singole persone con le quali lui ha cercato di avere un rapporto, con chi qualcuno ci è riuscito, qualcuno meno, qualcuno di più, però era sempre un tu, io e tu, non era mai un io e la massa dei giovani che fanno parte del campo. Non vedeva mai la massa, vedeva sempre le singole persone con i singoli problemi. A ogni campo della Vela i ragazzi venivano fotografati, ecco, perché il volto della persona è strategico. Come fai a ricordarti, no, quando ne passano 700, 800, 1000 ragazzi, chi è quello? La foto e la schedina come elemento che ti permetteva di continuare ad avere un rapporto diretto e personale con la persona. Questa è una cosa di grande valore. E la telefonata di Pino era un qualcosa che ti coinvolgeva?
alla quale era difficile davvero, almeno per me, resistere, no? Nel senso, mi faceva capire qual era l'importanza della, in quel caso, magari era strumentale, però per me era comunque, la sentivo, cioè ti faceva sentire necessario. E quindi, e su questo c'era poco da dire, dice, nulla chiedere e nulla rifiutare. Ai campi estivi affrontavamo i temi proprio specifici dell'educatore, il ruolo del capogruppo, così. E alla fine di questo incontro mi ricordo che c'avevo questa domanda che mi persisteva nella testa, per cui presi coraggio e andai da Pino e gli dissi: Pino, ma dico, io rispetto ad una proposta in cui mi viene chiesto di avere un ruolo di responsabilità, dico, la cosa principale che avverto prima di tutto è quella della paura. Dico, come faccio a scegliere, a dire sì lo faccio o no non lo faccio? E lui mi rispose dicendomi che la paura è importante perché ti porta a valutare bene tutti i dati della scelta che poi dovrai fare, però dice è solo un primo passo, dice poi devi basare la tua scelta su degli elementi importanti, secondo te fondamentali, e poi basta, la paura si accantona e poi devi essere pronta ad affidarti e fare questa cosa, questa scelta. E devo dire la verità che queste sue parole, al di là della scelta poi di quel momento, insomma, di avere un ruolo o meno, sono state parole che ho ritrovato poi anche nella vita dopo. Era molto molto cortese, molto accogliente, molto aperto, attento, e questo ha lasciato un, secondo me, un senso di grande serenità di fronte ad un incontro interculturale, ecumenico, di fronte alle differenze, no? Lui è stato molto molto accogliente, molto sensibile. Lui, ecco, sapeva ed era convinto che solo una formazione spirituale vera, profonda, è alla base dei rapporti umani. Se invece alla base dei rapporti c'è l'interesse, il dio denaro, la carriera, se questo è il primo valore che orienta la società, è la fine, è il contrasto, è il disastro, insomma. Anche questa capacità, no, di un po' come il buon samaritano, no, che di fronte a un'emergenza lascia tutte le sue preoccupazioni e si mette, e Pino questo l'aveva molto chiaro, ecco, nel suo pensiero. Senza famiglia, senza soldi, con pochi amici, senza una cultura particolare, senza una professione. Ecco. Io quando stavo qui in Casa Gioventù, in genere, dopo scena, noi si stava nella stanzetta di là, si chiacchierava, si giocava a carte, si faceva le nostre cose, insomma, ci si rilassava dopo una giornata. E Pino invece stava proprio qui, dove c'aveva la sua scrivania, e sostanzialmente lui guardava come pagare le cambiali il giorno dopo, sostanzialmente, perché lui è sempre stato assillato dai debiti da dover pagare. E verso le 10:30, prima di recitare con Pietà, lui si alzava e andava a aprire la cassetta della posta che c'è dietro la porta. Questo l'avevo notato io più volte, insomma, mi diceva, ma poi una volta gli dissi: scusa Pino, ma perché tu vai a aprire la cassetta della posta alle 10:30? Perché il postino è la mattina. E quindi ha un suo orario il postino. E lui mi rispose: la provvidenza non ha orario. La mattina andavo sempre all'Annunziata alla messa. E chi c'era? Pino e la Fioretta Mazzei. E ci si ritrovava noi tre dopo la messa a parlare. Pino, perché aveva una spiritualità
che la trasmetteva, cioè la Fioretta era la Fioretta, io mi trovavo bene perché io da loro avevo da imparare tanto, soprattutto su un piano spirituale, perché Pino era veramente straordinario. Quindi Pino gli disse: ma professore, perché non viene a Casa Gioventù? Lui un po', diciamo, ci pensò e poi accettò anche volentieri. E quindi Pino gli ristrutturò una stanzina di Casa Gioventù, che esiste tuttora, facendogli un bagnetto interno, semplicemente questo, e il professore venne a abitare qui. Quindi questo connubio, diciamo, di idee, che già esisteva, perché la Pira già veniva alla Vela negli anni 60 a incontrare i giovani, a parlare a loro, noi abbiamo una foto del 64 e anche degli appunti di un discorso che lui fece nel 64 in Campo Giovani, quindi c'era già un legame molto forte, ma si risaldò ancora di più, perché il professore stava qui dentro, con Pino parlava tutti i giorni, si confidavano, parlava anche con noi giovani, il professore partecipava alla messa del martedì, e dall'idea del professore che bisognava formare i giovani sulla storia della Chiesa e fargli capire l'importanza della Chiesa e dell'impero, cioè dell'autorità pubblica, e studiare i vari momenti, nacquero l'idea delle tre giorni di novembre. Pino era qualche cosa che stava tra noi e la Pira, perché essendo più giovane della Pira, noi lo vedevamo più vicino a noi. E quindi questa attenzione che lui ci suggeriva di considerare ogni momento della nostra vita come una scelta possibile, da valutare. Cioè, in questo momento, che cosa vuole il Signore da me? Questo è il punto centrale. Che cosa posso fare con quello che ho ricevuto e con il mondo che mi trovo accanto. Quando penso a Casa Gioventù, io posso dire una cosa un po', penso ad una sorta di barbiana cittadina, in modo analogo a quello che Dominani ha fatto a Barbiana, che in qualche modo ha preso dei ragazzi che sarebbero rimasti sudditi e li ha fatti con la parola diventare cittadini. E Casa Gioventù è una sorta di barbiana cittadina in cui Pino ha accolto i ragazzi e li ha fatti crescere come persone, li ha fatti studiare e gli ha dato la parola, insomma, ecco. Quindi, diciamo così, quando si entra in questa casa bisogna avere l'idea che si entra in una sorta di cattedrale, ecco, diciamo così, una cattedrale cittadina in cui i muri respirano, ecco, diciamo così, questa dimensione educativa, ecco, diciamo così. Un'affermazione che Pino spesso ha fatto nelle scelte di ognuno di noi: rifletti, trova la soluzione che per te è ottimale, ma prima di attuarla confrontati con il Vangelo, con la religiosità. Se trovi conferma, vai avanti. Se non trovi conferma, fermati, perché da qualche parte hai sbagliato. Una volta mi fermò su un pianerottolo, credo di averlo già detto, e mi disse: io, credente, prego per lui perché ce la faccia. E ho fatto fatica a capire che era Gorbaciov, perché era vivacissima questo dialogo con questo suo altro interlocutore. Cioè, lui contemporaneamente faceva la commissione per i sussidi alle madri sole e dell'Istituto degli Innocenti con le assistenti sociali e dialogava con quello che succedeva nel mondo. Mi ricordo un pomeriggio lo vidi a un'edicola che c'era alla Piazza Santissima Annunziata che comprava l'Osservatore Romano. Per me l'Osservatore Romano lo comprava un ambasciatore, cioè cosa leggeva nell'Osservatore Romano? Quindi vuol dire che il suo sguardo aveva un altro fuoco rispetto allo sguardo di tutti noi.
1984, a 25 anni dalla visita di La Pira del 1959, nell'agosto del 59 a Mosca, si pensò, ecco, di creare un viaggio a Mosca e allora a Leningrado, oggi San Pietroburgo, e poi anche a Kiev, che era il luogo da cui era partita l'esperienza cristiana di quel popolo. E venne anche lì un'esperienza interessantissima, per cui si creò contatti e con la Chiesa anglicana e con le case dell'amicizia, dove, per cui nel giro di un anno arrivarono alla vela, al campo internazionale, i russi, sia della Chiesa ortodossa di Leningrado e di Mosca, sia i laici, con il quale si creò un rapporto interessante. Proprio nello spirito del Concilio Vaticano II ha sviluppato una realtà ricca di possibilità, però non poteva fare questa iniziativa da solo. Quindi ha creato intorno a sé un gruppo di collaboratori, collaboratrici, e questo, secondo me, il suo modo e il modo dell'opera di portare avanti il suo programma in questo modo collaboratore anticipa tutto il discorso che stiamo facendo adesso sulla sinodalità. L'esperienza dell'opera è un terreno nel quale si formano persone condividono dei valori che sono talmente importanti, talmente radicati nella vita di una persona, che il condividerli crea sicuramente, genera qualcosa, genera in tanti casi amicizie. Ecco, una cosa importante secondo me sono anche le amicizie tra generazioni dell'opera, di persone dell'opera, che sono proprio importanti. O almeno lo sono state nella mia esperienza, ma credo insomma sia un dato importante attraverso il quale poi la vita dell'opera va avanti. Devo dire, da lui ho imparato alcune cose, ecco. Il valore della preghiera, come dicevo, no, questo quotidiana, non settimanale, no, preghiera quotidiana, ecco, che scandisce in qualche modo il tuo ritmo e che in qualche modo la illumina, ecco. Non era clericale, Pino, no, era un laico. E non era un prete mancato, insomma, ecco, la sua vocazione era quella di laico, però di un laico cristiano, fortemente cristiano e di grande fede, ecco. Non una fede ostentata banalmente, era la sua fede normale, vissuta con molta semplicità. C'era un senso di che lui lavorava come laico cattolico nel suo spazio di libertà, di iniziativa, come un servizio alla Chiesa. Sia Pino che professore, cioè, sono delle figure, come posso dire, così limpide e cristalline, così forti, così precise, anche, così precise, così luminose, che nella tua storia personale sono collocate in un periodo così particolare, che ci siano, non ci siano più, cambia poco, perché hanno un posto, quello lì, che niente, il tempo non lo può togliere, capito? Il tempo non lo può togliere, ecco. Il tempo non può oscurare queste, perché sono figure così trasparenti, così efficaci nella loro presenza, così nel percorso della tua vita hanno segnato questa presenza, è che non, niente lo può scalfire, insomma. Ecco, non c'è ombra o ricordo che può affievolirsi, ecco. La difficoltà è che magari parlarne ai giovani è molto difficile, perché tu rischi un po' di mitizzarle, ecco, diciamo così, e quindi mitizzandole
tu le collochi fuori dal tempo, ecco, tu le collochi fuori dal tempo e quindi diventano lontane, ecco. Invece vanno, cioè, sono persone che hanno segnato il tempo e che in qualche modo continuano a segnarlo, insomma, ecco, quindi... Come ogni medaglia c'ha il suo rovescio. Quindi come una cosa si può adoperare per fare il male, per far soffrire, la stessa cosa si può adoperare per far star bene, per far gioire. Ecco l'idea dei villaggi.